E quando si dà un'occhiata al cielo verde pallido, si capisce perché l'aria tiepida è così immobile. La provincia russa di fine Ottocento, descritta da Anton Chekhov in Siovania, come le province del centro Italia devastate dal terremoto, ma anche dall'immobilismo e dall'accettazione. È questo il parallelismo alla base del docufilm Il terremoto di Vania, diretto da Vinicio Marchioni, presentato nella sezione Riflessi della Festa del Cinema di Roma. Nel documentario c'è la tournée di 2 anni, dalle prove alle riprese nei maggiori teatri, attraverso le zone terremotate di Onna, L'Aquila e la provincia marchigiana. Ma ci sono anche 10 giorni di riprese in Russia, nei luoghi dello scrittore, la cui voce è affidata a Tony Servillo. Marchioni spiega così il suo amore per il grande scrittore russo. Rappresenta un punto di vista sull'animo umano. L'autore che sicuramente negli ultimi 5 anni mi ha cambiato di più come attore, come uomo, come regista, come persona che fa questo mestiere, insomma. E credo che lo debbano conoscere tutti. Lavorando su Chekhov, il parallelismo tra l'Italia di oggi e la remota Russia per lui è stato evidente. Mentre studiavo, mentre leggevo, mi sembrava che quei protagonisti di 45 anni sperduti nella Russia di fine Ottocento, immersi in un'epidemia di tifo, pieni di debiti, con un'eredità difficilissima da portare avanti, mi sembrava che stesse parlando di me, che ho ereditato come generazione di attore, di uomo, di cittadino, questo paese, l'Italia, pieno di debiti, in crisi economica, culturale, identitaria. Il terremoto di Vania ha un obiettivo per Marchioni. Questo lavoro è stato portato avanti solo con l'istinto di tenere uno sguardo più umano possibile, frutto anche dello studio su Anton Chekhov, nel senso che lui non giudica niente, non giudica nessun personaggio che scrive, nessuna situazione in cui inserisce i propri personaggi, ma fa da specchio al pubblico. Io volevo fare la stessa cosa con questo documentario, far vedere le cose come stanno, perché se stiamo messi male ce lo dobbiamo dire con onestà. E poi ognuno di noi metterà in moto delle cose, forse, per reagire. Però non è un documentario né di denuncia né di presa di posizione politica o contro nessuno. È dal punto di vista delle persone che hanno subito dei danni e che dopo 10 anni da quello di Aquila e 3 e più da quello di Amatrice, nessuno si domanda più come stanno queste persone. Ma nella tragedia del quotidiano è fondamentale comunque l'ironia. L'ironia di Chekhov è fondamentale anche per sopravvivere a noi stessi, che siamo immersi in un mondo, che sembriamo tutti dei criceti, che giriamo su delle ruote impazzite, e senza l'ironia non si può fare nulla, secondo me, e lui è il primo ad insegnarcelo. Quelli che vivranno dopo di noi, tra 200 o 300 anni, e ai quali stiamo preparando la strada, si ricorderanno di noi con una buona parola?